Amici, bentornati sul canale Nome Mille Giri, elaborazioni autosportive. Oggi vi presentiamo una Giulietta, una 1750 veloce, sulla quale abbiamo apportato diverse modifiche. Proviamo a fare una prova dinamica su strada in maniera tale da apprezzare un pochino meglio. Noi di solito facciamo appunto dei video dove staticamente descriviamo quello che facciamo, facciamo sentire il sound. Una volta tanto cerchiamo di fare una prova dinamica in maniera tale da apprezzare un pochino meglio quelle che sono le modifiche effettuate. Quindi, come accennato, siamo appunto su questa Giulietta 1750, una macchina appunto inizialmente da 242 cavalli, modificata, vabbè, a parte nella parte estetica, parte motore sulla centralina e sullo scarico. Quindi macchina già corposa di sé. Qua abbiamo messo le Dynamic nella parte sportiva. Quello che guadagna molto, avendo provato la macchina prima, purtroppo non è che possiamo farvi il video prima e dopo, è un'elasticità di marcia sicuramente molto superiore. Anche la cambiata, sentite che è molto più veloce, dinamica rispetto a quella di serie. Dei pochi pezzi a Milano dove si può tirare un po' la macchina e viceversa è molto difficile riuscire a far vedere appunto le caratteristiche di una macchina prestazionale a Milano. Comunque diciamo che qualche cosa riusciamo a fare. Il sound direi che è abbastanza intuitivo, quindi il sound c'è, non è troppo invasivo. Come avevo accennato nel video precedente, abbiamo sostituito il centrale mettendo un centrale diretto come facciamo di solito e un terminale doppia uscita omologato. Direi che il sound comunque è bello, pieno, corposo, ma mai eccessivamente invasivo. Tirando le marce si sente che fa anche gli scoppietti, il pop and bang, che è quello che sostanzialmente ci chiedono i nostri clienti. Bello anche la cambiata con il sound che prima era inesistente. Io direi che possiamo tranquillamente tornare in officina e presentarvi nel prossimo video in dettaglio tutto quello che noi abbiamo fatto. Io direi che anche per oggi è tutto. Mi potete contattare quando volete in sede, come dico sempre, allo 0273 83 175. Io sono lì dal lunedì al venerdì tutti i giorni. Consultate, il suggerimento è quello di consultare il sito www.9000giri.it, soprattutto andate a cliccare sulla parte archivio elaborazione, dove veramente vi potete fare una cultura. Ci sono più di 3500 schede vetture, anzi più di 3600 schede vetture suddivise per marca. Solo di Alfa, vado a memoria, ce ne sono più di 240, quindi se un appassionato di un marchio specifico, a meno che non andiate a trovare l'Aston Martin, che ce ne sono tre, di solito ci sono centinaia di vetture per ogni marca. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivervi al canale per aiutarci a crescere e soprattutto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!